Hammer. Runway, style, fame. She likes fashion. She likes boys. Party, style, fame. She likes fame. Mister Pogacich. 3 a 1 in questa amichevole con il partizzani di Lana a una settimana dall'inizio del campionato. Le sue impressioni? No, la squadra cresce, io l'ho sempre detto, ci dovete dare tempo perché dobbiamo lavorare, siamo una squadra operaia e gli operai più lavorano e più migliorano, quindi dovete avere pazienza, ci dovete stare vicino tutti quanti perché non siamo né Real Madrid ma non siamo neanche due ai gnocchi. Siamo una squadra che ci faremo rispettare, statene tranquilli perché io figuracce nella vita di maniera non l'ho mai fatta e non sono venuto qui a terni a far figuracce. Mister è iniziato con la difesa a 3, con Bordin centrale difensivo, poi dopo ha corretto il tiro, diciamo così, e ha passato alla difesa a 4. Come mai questo cambiamento in corsa? No, non abbiamo fatto i 3 di cambiamenti, era stato stabilito ogni, ogni 15 minuti cambiavamo. All'inizio abbiamo fatto un 3-4-1-2, poi abbiamo fatto un 4-3-1-2 e poi abbiamo fatto un 4-3-3. E mi interessava vedere certi meccanismi con certi giocatori che ancora conosco poco e quindi tutto sommato ho ottenuto le risposte che volevo e, e ho sempre detto ai ragazzi che loro devono, devono credere in quello che, che facciamo. Che se loro ci credono noi possiamo far bene, poi dove possiamo arrivare nessuno può dire sento tanti maghi, tanti, tanti stregoni a terni, tanti sapientoni, leggo articoli su articoli, il fatto è il calcio è fatto di sofferenza, di lavoro e sti fenomeni che parlano senza conoscere manchi i giocatori e manco un'idea di quello che uno vuole fare, solamente perché pensa che ha girato 30 anni a vedere la Ternana, pensa di sapere tutto. Attenzione perché ne ho visti tanti di, di fare figuracce e poi magari si vergognano per uscirne fuori. la ternana è una squadra operaia, è una squadra forte e noi ce la giocheremo con tutti quanti. Il mercato, voi sapete, chi arriverà, non me ne frega niente chi arriva, è lo spirito che conta, è l'ambiente che conta e l'ambiente lo fate, anche voi, anche voi giornalisti, anche voi che state nelle, nel territorio e dovete aiutare questa squadra perché è una squadra giovane e se tutti quanti remiamo dalla stessa parte avremo grandissimi risultati, ma grandissime soddisfazioni. Poi tutti i sapientoni, mi sto, mi sto tenendo da parte tutti quanti gli articoli, poi li dirò. Fuori e li chiamerò così, li conoscerò. Questi personaggi che si spacciano per conoscitori di calcio. Qual è il suo grado di soddisfazione dopo questo test di stasera con il Partizani? La mia soddisfazione è zero. La mia soddisfazione è zero perché questa è una partita che non conta niente, è una partita che eh, io ho voluto far capire ai miei ragazzi che noi dobbiamo affrontare tutte le squadre alla stessa maniera e basta, non ci sono squadre più forti, giocatori più forti, se noi andiamo dietro al mercato, eh, mi sembra la spalla ha comprato un giocatore 3 milioni di euro, andiamo dietro a queste sono, sono, sono favole del calcio, ma dov'era quel giocatore l'altro anno? Con chi giocava? Ha vinto qualcosa, sono arrivati i primi, quindi smettiamola di andare dietro a questi, a questi nomi e costruiamo qualcosa di importante a Terni, cosa che non è mai stato fatto. Costruiamo le basi, ma le basi bisogna partire. Bisogna partire con chi? Oggi ha deputato Regazione 2001 e sarà sempre con noi. Ecco, la Ternano deve lavorare su queste cose. Un 2001 che è entrato in campo sembrava un veterano, perché noi lavoriamo per questo sistema, noi lavoriamo per questi giocatori che sono veramente attaccati alla maglia, non come qualche pupazzo che si è atteggiato, che è attaccato alla maglia e poi è scappato via. Okay? Grazie a tutti. A no, non riesco a nessuno, non faccio nomi di nessuno, io sono una persona seria e mi sono sempre comportato seriamente, non voglio parlare di nessuno. Ho, ho, ho parlato così, a Vanvera, ho parlato a vanvera, però io non mi faccio prendere in giro. Non mi faccio prendere in giro. Io sono una persona vera, leale, cose che persone che non hanno fatto, che si sono comportati da mercenari, mercenari e qualche tifoso lo elogia anche. Attenzione. Perché il calcio va male proprio per questi finti preti che girano, finti preti che girano. Il calcio ci vogliono gli uomini veri, quelli veri che sposano, che si uccidono per la maglia. Noi vanno a fare altri contratti, si vanno a atteggiare e poi danno la colpa a una società nuova. Non ci devono provare con noi, ok? Riderci a tutti, sono Cazzate. Buonasera.